Utilizzare WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente, sincronizzando le chat su diversi telefoni con un unico account. Finalmente, finalmente si può fare ed è possibile per tutti. Ciao, benvenuti in questo nuovo video, sono Matteo Orlandi, torniamo a parlare di WhatsApp e in questo caso vediamo la novità importante, ormai non proprio più novità perché è entrata in fase beta ed è uscita in rollout un po' alla volta, però ormai è disponibile praticamente per tutti ed è la possibilità di collegare più dispositivi a uno stesso account. Era disponibile prima solo per quanto riguarda tablet, WhatsApp web o l'applicazione sempre per desktop, ovvero potevo avere WhatsApp sul mio smartphone e collegare, guardare le stesse chat utilizzando magari un tablet, utilizzando la versione web da PC o altro ancora. Non era possibile utilizzarla su più smartphone, su più dispositivi, quindi avere 3-4 telefoni, magari il mio telefono, quello del mio collaboratore e di un altro ancora, con cui sincronizzare lo stesso account, sincronizzare le stesse chat di WhatsApp. Ma finalmente questa cosa, uscita prima in beta e poi pian piano disponibile negli altri paesi e finalmente anche in Italia, è possibile. Quindi possiamo collegare fino a 4 dispositivi con lo stesso account. Posso avere quindi un dispositivo principale che utilizzerò poi per sincronizzare gli altri, come vedremo adesso, e una copia, in pratica una sincronizzazione delle stesse chat su un altro smartphone. Perché era così importante e così attesa questa novità? A mio avviso l'aspetto principale è quello di WhatsApp Business, anche se l'utilizzo con WhatsApp normale può andare benissimo, però con WhatsApp Business, di cui parlo anche nel mio video che trovi anche qui in descrizione o anche nel mio corso specifico sul WhatsApp Marketing, questo è particolarmente importante perché WhatsApp Business si rivolge appunto alle piccole imprese, attività locali, e non sempre con un solo smartphone si poteva gestire il tutto. Se ad esempio siamo in 3 collaboratori e abbiamo bisogno tutti e 3 di poter guardare la chat di WhatsApp, di poter vedere i messaggi e non utilizzando solo un telefono, solo un dispositivo come è stato fino a poco tempo fa. Questo era molto limitante, andava bene per il piccolissimo business, ma anche per le micro imprese, per le attività, per più collaboratori era un vincolo molto molto grande. Si poteva sì sincronizzare con PC, con la parte desktop e altro, ma non era la stessa cosa. Invece adesso possiamo appunto avere magari più telefoni e con i telefoni diversi avere installata sia l'applicazione di WhatsApp col proprio numero personale, quindi posso avere WhatsApp mio col mio numero di telefono classico normale, ma anche WhatsApp Business sincronizzata con altri dispositivi, con il telefono principale e altri 3 dispositivi, quindi 4 in totale, che vanno a vedere la stessa chat. E per cui divido l'attività con i miei colleghi, con i miei collaboratori e posso gestire al meglio tutto. Attenzione però, ci sono alcune limitazioni, ma vado a metterle qua in descrizione perché si aggiornano costantemente. Ad esempio ci possono essere problemi tra collegamento con iPhone, con Android o altre tipologie. Adesso il caso che vediamo oggi è Android, quindi stessi dispositivi come tipologia, non la stessa marca, chiaramente modello, ma sempre dispositivi Android. Siccome questa cosa si aggiorna costantemente ed è soggetta a variazioni, non voglio che il video diventi vecchio o obsoleto, metto in descrizione i casi limite che ci sono al momento in cui non è ancora possibile fare questo passaggio, magari fra appunto vari iPhone Android, con questo collegamento iOS Android che a volte è un po' più complicato. Per cui bando alle ciance, vediamo come fare questa operazione, come attivare direttamente e come collegare i diversi dispositivi. Solo un attimo però, prima di partire ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per future notifiche. A te serve un secondo, ma per me è importantissimo per produrre nuovi contenuti. Come prima cosa andiamo a installare WhatsApp o WhatsApp Business, a seconda dei casi, sul secondo dispositivo. Il secondo dispositivo è quello che andremo a collegare a un dispositivo principale. Ricordiamo che possono essere fino a 4. Abbiamo quello in cui abbiamo registrato il nostro numero di WhatsApp che utilizziamo normalmente e altri secondo, terzo, quarto dispositivo, questi li andremo a collegare direttamente a questo. Ricordo che possiamo avere sullo stesso telefono presenti sia WhatsApp che WhatsApp Business direttamente con 2 numeri di telefono differenti. Magari con WhatsApp abbiamo il nostro numero privato normale e WhatsApp Business collegato invece ad altri dispositivi come quindi secondo utilizzo. Questo quindi è il secondo dispositivo, dicevamo. Può essere utile andare a reinstallare direttamente l'applicazione perché nelle prime volte magari non è presente la possibilità di andare a fare questo collegamento. E attenzione che se abbiamo già delle chat o altro, quando andiamo a fare il collega dispositivo perderemo praticamente tutto, quindi deve essere un'installazione pulita. Io consiglio in questo caso di disinstallare l'applicazione, reinstallarla e avere così l'ultima versione aggiornata per poter fare tutto quanto. Mettiamo accetta e continua
E attenzione che la grossa differenza è proprio qui nei puntini in alto a destra. Io subito questo non l'avevo, ho dovuto proprio disinstallare l'applicazione e reinstallarla per poter avere questa opzione. Collega all'account esistente. Quindi andiamo a collegare. A cliccare questo verrà visualizzato un QR code. Adesso col dispositivo principale, quindi lo smartphone su cui ho già la versione di WhatsApp installata, vado a inquadrare questo QR code. Lo vediamo subito. Siamo sul dispositivo principale, in questo caso andiamo a selezionare dispositivi collegati. Facciamo collega un dispositivo e adesso andiamo a inquadrare, ecco qua, inquadriamo il QR code del secondo dispositivo. Ci vorrà qualche istante e poi avremo il nostro dispositivo che sarà collegato, come vediamo, oltre a quello che stavo già utilizzando con Firefox in Windows per WhatsApp Web, abbiamo collegato anche il dispositivo Android 12. La sincronizzazione è in corso e adesso ho entrambi i dispositivi collegati. Posso andare a inquadrare l'altro smartphone che è completamente sincronizzato a quello che sto utilizzando al momento, quindi stesse chat, stessa tipologia, che adesso chiaramente sono sfocate per motivi evidenti di privacy. I due dispositivi sono collegati, presentano le stesse chat e quando aggiorniamo una chat si aggiorna chiaramente anche l'altra. Posso collegare altri due smartphone e avere così una gestione ottimale di tutto quanto. Bene, siamo giunti al termine, spero che questo video ti sia stato utile e che potrai utilizzare fin da subito questa nuova funzionalità molto importante che permette di velocizzare davvero il lavoro, di renderlo più efficiente e utilizzare al meglio WhatsApp. Ti ricordo che se vuoi sfruttare al massimo WhatsApp Business e WhatsApp in generale come strumento di marketing, c'è il mio corso, lo trovi qui in descrizione, scontatissimo e super offerta per chi mi segue su YouTube, è un corso che ti aiuta a sfruttare al massimo il potenziale di WhatsApp nella tua comunicazione, qualunque sia il tuo settore. Te lo lascio appunto qui in descrizione. Ricordo, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Matteo. Ciao!